Nunc est bibendum, è arrivato il momento di brindare. Il settembre del Nardò si apre con il sorriso. Quello dell'avvocato Salvatore Donadei, presidente del club salentino, rappresenta un'intera comunità pronta a festeggiare la certezza di giocare la prossima Serie D dopo mesi tribolati, trascorsi con il fiato sospeso tra una retrocessione in eccellenza stabilita a tavolino dalla LND dopo lo stop dei campionati per l'emergenza coronavirus e una battaglia legale avviata a La felicità è direttamente proporzionale a quella che è stata la sofferenza, insomma, e questo tormento. E oggi l'abbiamo vissuta in maniera ovviamente con grande entusiasmo. Possiamo veramente gioire, possiamo gioire con i nostri tifosi, naturalmente con la nostra piazza, la nostra città. E quindi davvero da questo momento di festa e di grande gioia, credo che abbiamo tutti il dovere e il diritto a Nardò di ripartire con grande entusiasmo e con grande determinazione, perché finalmente si possa svolgere una stagione in Serie D, la 40ª per il nostro Nardò, peraltro, e diciamo con meno affanni rispetto all'ultima e comunque anche alle ultime due. Quello che verrà sarà il 40esimo campionato di Serie D nella storia del Nardò. Si riparte dall'obiettivo salvezza e da una scommessa affascinante in panchina. Ciro Danucci all'esordio da allenatore dopo una vita in mediana. Abbiamo annunciato Sciarpi, Granato, Zappacosta, lo annunceremo in queste ore, ma insomma si allena già con noi fin dal primo giorno di raduno, e lo stesso Caputo. Quindi credo che siano nomi di tutto rispetto e che diciamo, la dicono lunga sulle intenzioni della società. Il DS Corallo, il direttore generale Toma con Mister Danucci stanno lavorando alacremente perché si possa chiudere prima possibile il discorso della rosa. E quindi veramente poi concentrarsi tutti quanti insieme, i ragazzi, al mister, allo staff, su questo inizio stagione. Ora la parola passerà al campo che per il Nardò farà rima con Serie D. Si parte il 20 settembre con la Coppa per dare il via al campionato una settimana dopo. Donadei conta i giorni con un desiderio per i tifosi. Con il contingentamento previsto, con il distanziamento, con le mascherine. Noi prevediamo tutto quello che vogliamo, naturalmente da parte mia una esortazione, un invito, no, non posso essere certo che a decidere, ci mancherebbe altro, ma un invito alle istituzioni perché prendano in serissima considerazione, finalmente l'idea di riaprire, pian piano gli stadi.